Un'opera che esprime genio e sensibilità. Così afferma Domenica Primerano, la direttrice del Museo Diocesano di Trento, che ha deciso di esporre al pubblico l'imponente Via Crucis, realizzata negli anni 50 dall'artista altoatesino Ottmar Winkler. Un'opera che tanto scandalo aveva suscitato in passato. Come ci spiega questo servizio di Cinzia Toller. Mettere al sicuro le opere che, se lasciate nelle chiese, potrebbero andare disperse, danneggiate e rubate. Nascono con questo obiettivo gli 800 musei ecclesiastici italiani. Oltre 200 rientrano nell'associazione AMEI che quest'anno, insieme ai 20 anni di attività, lancia una gran voglia di togliersi di dosso il pregiudizio di luoghi polverosi e culturalmente poco attraenti ed una grossa novità il 26 ottobre. Roma verrà firmato un importante accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali alla presenza del Ministro Franceschini, un accordo che finalmente sigla il riconoscimento dei nostri musei da parte dello Stato come realtà specifica, autonoma, con propri obiettivi. E gli obiettivi già li dimostra lanciando l'iniziativa Se Scambio Cambio. L'invito è verso l'apertura con chi è diverso ed ecco che così in un museo delle scienze ritroviamo la creazione di Eva, in un diocesano un Airone Cinerino, simbolo di spiritualità e trasformazione. Un percorso che vuole portare questi musei a diventare del territorio, creare coscienza critica, spazi ponte fra culture e fedi diverse, luoghi aperti a carcerati e senza tetto, soprattutto in dialogo con il contemporaneo. E proprio in quest'ottica rientra la contestatissima Via Crucis dell'artista Ottmar Winkler, esposta al Museo Diocesano di Trento. Scultore di origini altoatesine, venne chiamato per realizzare il percorso ligneo nella chiesa di Santa Maria Bambina, andata distrutta dal bombardamento durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel comporre questa Via Crucis, anzitutto aggiunge due elementi, un prologo e un epilogo, ma poi sconvolge un po' l'iconografia tradizionale perché fa irrompere nelle scene della passione la contemporaneità e quindi siamo alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi inserisce tutto il dramma dell'umanità. Questa sua lettura, rompendo con la tradizione della produzione artistica sacra del tempo, ripetitiva quasi consolatoria, venne fortemente contestata sino alla rottura con l'artista, anche per una frase scolpita su una moneta, la merce cede frodata. Viene intesa come una sua contestazione nei confronti del committente, la rottura che verrà poi ricomposta 30 anni dopo con la pacificazione tra la superiora della chiesa e Ottmar Winkler. Nelle singole stazioni intagliate nel cirmolo da questa mescolanza, similitudine fra la passione di Cristo e quella degli uomini, emergono mani forti e nodose che richiedono il possesso di denaro ed evidenziano al contempo i vizi capitali dell'umanità, lettere, frasi, valutazioni morali. Qui anche il numero 85 rappresenta i miliardi di dollari spesi per la Seconda Guerra Mondiale. Nella settima stazione i tre volti, l'ipocrisia, l'orgoglio e la presunzione, e poi nella sesta l'incontro fra due sofferenze, la Veronica ed il Cristo, il dolore, insomma, che porta tutti allo stesso livello. Un percorso intenso, svelato anche da alcune note che l'artista ha lasciato per ciascuna stazione, le 16 che fanno decretare a Winkler: è il lavoro che dovevo fare, è per questo che oggi mi metto qui e dico basta, ho finito.